L'innovazione nella ricerca e sviluppo dei farmaci è stato uno dei temi centrali dell'evento Talking Mind 2023 che si sta concludendo qui a Roma. Noi facciamo il punto sui temi dell'innovazione con un vero esperto, col professor Stefano Vella. Professor Vella, lei è stato uno dei protagonisti nella rivoluzione per arrivare poi a una vera e propria terapia, speriamo domani anche una cura per l'HIV. Oggi quali sono le conquiste, diciamo così, più importanti nel mondo della ricerca farmacologica? Ce ne sono tantissime, eh? Sarebbe una lunghissima lista, ma in realtà soltanto per ricordare l'HIV, lì è stata una rivoluzione straordinaria, no? Una malattia mortale trasformata in una condizione gestibile. Ma e quello è stato uno dei, diciamo, degli esempi di impatto. Io quando faccio lezione agli studenti dico: vedete qual è l'impatto? La curva dei morti che va giù così, boom. Ora, quello è stato un caso straordinario, ma ce ne sono altri. Ma pensate alla terapia genica oggi. Ci sono malattie rare che guariscono. Pensate alla cura dei tumori, pensate all'uso delle terapie personalizzate, degli anticorpi monoclonali. L'epatite C che si cura, cioè lei quella si cura, l'AIDS ancora non si cura definitivamente, speriamo un giorno. E poi sicuramente i vaccini, ci hanno salvato anche la pelle, diciamo. Adesso il virus non fa più paura, ma intanto l'abbiamo cominciato a saperli fare, ma non ci sono solo vaccini per il Covid, eh. Ci sono vaccini straordinari, nuovi, che sono stati inventati, e per esempio a proposito di RNA, perché non ci sono solo vaccini a RNA, però a proposito di RNA ci sono i farmaci basati sull'RNA che stanno arrivando, ed è una innovazione straordinaria. L'avevo detto, la terapia genica, la possibilità di cambiare gene sbagliato mettendo quello giusto, una cosa impensabile fino a qualche tempo fa. Allora, ecco, certo, tante cose stanno arrivando, e in realtà qual è la cosa importante da dire? Che queste innovazioni stanno rendendo la vita dell'anziano una vita in buona salute, e quindi ecco che quello è un capitale che abbiamo, ma lo abbiamo ed è un capitale solo se sta bene, ecco. E l'innovazione farmaceutica contribuisce anche a quello, diciamo. Sappiamo che lo star bene non dipende solo da farmaci e medicine, dipende dagli stili di vita, dipende da dove sei nato, da tutta una serie di fattori sociali, anche li chiamiamo i determinanti sociali della salute. Ci sono pure quelli, ovviamente, che contano tanto, ma l'innovazione farmaceutica sicuramente ha cambiato la vita di tante persone.